7 alimenti ingiustamente accusati di farci male. Gli alimenti di cui parleremo in questo video sono praticamente in lista nera, espulsi dalla società, rifuggiti da ogni dieta sana invocata dai nutrizionisti. Se fossero i protagonisti di qualche film giudiziario, sarebbero quelli che a un certo punto balzerebbero in piedi urlando: «Sono innocente, giuro! Vi state sbagliando!» solo per essere ammanettati e trascinati di nuovo in carcere a scontare la pena per un crimine che non hanno commesso. Ok, forse l'abbiamo fatta troppo melodrammatica, ma il discorso è serio. Per quanto la scienza si impegni, ci sono sempre ciarlatani e dietisti che dicono sempre tutto e il contrario di tutto, spacciando facile ignoranza, salvo ogni volta rimangiarsi quanto detto dopo mesi o persino anni. Vi presentiamo una breve compilation dei prodotti che vengono comunemente incriminati con false accuse. Sale. Abbiamo sempre sentito dire da ogni parte che il sale fa male e che bisognerebbe impegnarsi seriamente a toglierlo dalla nostra dieta. Se si va in giro a chiedere il perché, però, è probabile che nessuno sappia dare una risposta precisa. Questo perché si tratta di una nozione antiscientifica, nata a svariati decenni fa, quando cominciarono a svilupparsi in massa i problemi derivanti da pressione alta e conseguenti malattie cardiache o renali. I tempi cambiano e la tecnologia a disposizione della scienza è sempre più precisa. E per quanto bisogni sempre moderarsi in tutto, un'organizzazione di ricerca medica chiamata Cochrane Collaboration ha svelato che in realtà non esiste alcuna correlazione diretta tra l'alto consumo di sale e l'ipertensione o le malattie cardiache. Anzi, riducendo drasticamente il nostro consumo di sodio, l'organismo rilascia degli ormoni e degli enzimi che alzano la pressione. Niente paura, quindi. Il sale non è quel mostro di cui tutti parlano a sproposito. Non vuol dire però che adesso puoi andare tranquillamente a trangugiare patatine fritte in quantità illimitata. Ricorda, è sempre bene moderarsi. Uova. Anche se si tratta di uno dei cibi più comuni in tutto il mondo, da secoli e secoli, resta diffuso un luogo comune che pretende che le uova facciano male. Ci viene detto di solito di limitare il consumo di uova perché si dice contengano alti livelli di colesterolo, che come si sa può causare occlusioni delle arterie, cosa che rischia di provocare infarti, ictus e diabete. Nell'ultimo decennio però gli scienziati hanno smentito queste voci. Esistono naturalmente due tipi di colesterolo e le uova contengono quello buono. In pratica, se si mangiano meno uova, l'organismo andrà a produrre più colesterolo cattivo. Viceversa, se invece si mangiano uova in buona quantità. Tra l'altro, le uova sono ricche di ferro e proteine e di antiossidanti quali luteina e zeaxantina, che prevengono da disturbi alla vista legati all'età, come la degenerazione maculare senile e la cataratta. Goditi quindi quel bel piatto di uova strapazzate, ancora di più sapendo che ti fanno bene. Popcorn. Eh già, quello che per molti è l'unico motivo vero per andare al cinema. Ora che ci penso, anche per me. Sei d'accordo? Purtroppo però per molti anni il nostro fedele compagno di pomeriggi al cinema è stato relegato nella categoria cibi spazzatura e lì è sempre rimasto con una bella pietra sopra. Per fortuna tutti gli amanti del popcorn possono ora gioire grazie al dottor Joe Vinson, professore di chimica all'Università di Scranton. Secondo i suoi studi, questo snack ha più antiossidanti, detti polifenoli, di quanti ne abbiano frutta e verdura. Gli studi mostrano che i polifenoli riducono il rischio di contrarre malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. E non è tutto! Un altro vantaggio del popcorn è il suo davvero basso contenuto calorico, dato che è composto solamente di cereali. Basta assicurarsi di non mangiare quello con dolcificanti, caramello o additivi artificiali e affidarsi a quello semplice o addirittura fatto in casa. Non so te, ma stasera festeggerò la notizia con una bella festa liberatoria a base di popcorn. Che diamine! Bisogna prendersi cura della propria salute, no? Latte intero. Per anni ci è stato detto di evitare di bere latte intero e di scegliere la versione scremata per ridurre l'assunzione di grassi. Anche qui, però, si è scoperto che tutto questo è totalmente campato in aria. In un nuovo studio pubblicato nella rivista Medica Circulation, il dottor Darius Mosafarian e i suoi colleghi hanno scoperto che i grassi nel latte intero forniscono molti nutrienti essenziali all'organismo, oltre a rafforzare il sangue e renderlo più resistente a certi tipi di cancro. Inoltre, il latte intero aiuta a stare in forma e riduce il rischio di sviluppare il diabete. Se cerchi sempre di mantenere una dieta sana, ora sai che il latte intero non è un tuo nemico. Il dottor Mosafarian afferma addirittura che bisogna mangiare vari latticini, senza stare a preoccuparsi di rigide limitazioni nei grassi. Che dire allora, domattina colazione a base di latte intero? Magari includi anche un paio di biscottini, giusto per festeggiare. Cosa si può volere di più?
Caffè? Ah, caro amico caffeinomane, non ci faremmo anche il bagno in quell'oro nero se potessimo? Come si fa poi a privare del caffè gente come te e me? Se anche tu sei un amante del caffè, so bene quanto ti stressano tutti questi continui annunci pseudoscientifici del genere. Il caffè causa, aggiungi malattie incurabili a caso. Che dire dei nostri amici o colleghi convertiti al salutismo che ci invitano a dare un taglio al caffè? Magari hai persino provato a seguire questi consigli. Se ce l'hai fatta, complimenti per la forza di volontà e rinunciato al tuo espresso quotidiano. Sappi che in questo caso lo sforzo è stato inutile, perché gli scienziati ora ci dicono che tutto quanto sappiamo sul caffè è sbagliato. Ci è stato sempre detto che causa ipertensione, che fa male al cuore e al sistema nervoso e così via. Quello che sappiamo ora è praticamente il contrario. Grazie a recenti studi condotti su un campione di 200.000 uomini e donne, gli esperti sono ormai sicuri che bere caffè in realtà diminuisce il rischio di malattie cardiache e morte precoce. Chi beve caffè è anche meno vulnerabile a contrarre cirrosi epatica, diabete di tipo 2 e persino malattie neurologiche come il Parkinson e l'Alzheimer. Per tutti voi lì fuori che avete rinunciato al caffè in seguito alla crociata contro la vostra tazzina di piacere quotidiano, vi diamo il bentornato nel club. Abbiamo anche le t-shirt. Riso in bianco. Ti stupirà trovare questa voce nella lista nera degli alimenti indesiderati e insalubri. Anche qui, comunque, gli esperti oggi ci dicono che chi parlava male del riso in bianco si sbagliava, presentandoci vari motivi scientifici per cui si tratta invece di un alimento benefico. Anzitutto, è facile da digerire e aiuta l'organismo a espellere le tossine. È un classico, infatti, mangiare riso in bianco quando si sta male di stomaco, almeno per un paio di giorni. Tra l'altro è anche senza glutine, cosa che sta diventando sempre più importante al giorno d'oggi, specie per i celiaci. Vale la pena notare anche che il riso in bianco previene dalle malattie croniche all'apparato digerente ed è un'alternativa migliore del riso integrale, che contiene più arsenico. Hai capito bene? Arsenico. La prossima volta quindi che ti trovi a scegliere tra riso in bianco e riso integrale, scegli il primo. Pizza. A quanto pare questa lista include tutto quello che mangio io. Non mi viene in mente nessuno che non ami la pizza. Nel caso incontrassi qualcuno che odia la pizza, mi preoccuperei di aver incontrato un alieno. Sarebbe da farlo vedere da un medico bravo. Anche gli alieni, poi, sono sicuro che amino la pizza. Tanto è fuori dal mondo per quanto è buona. Ok, comunque, dove eravamo rimasti? Ah, già, la pizza. Ebbene sì, si arredenta per quanto riguarda i suoi effetti sulla nostra salute. Un po' come abbiamo già visto col popcorn. Niente di male con la pizza fatta in casa o come la mangiamo nei ristoranti più affidabili. Si tratta infatti di un'ottima fonte di vari nutrienti. Pensaci bene, proteine, vegetali, carboidrati, che se proprio sono un problema possono essere sostituiti da un impasto integrale, e latticini, ortaggi e tutto quanto ci piace. Efficienza in un solo piatto. Comincia quindi a organizzare l'ennesima pizzata con gli amici, magari dopo aver visto un bel film godendosi un sano popcorn, e al mattino una bella omelette, mi raccomando, ben salata, accompagnata da una bella tazza di caffè. Capito bene? Ti abbiamo appena descritto una dieta sana e bilanciata. E c'è anche un bonus, cioccolata. Esatto, il senso di colpa fatto cibo per definizione. Quello che devi mangiare di nascosto per la sua fama di cibo killer per la nostra buona forma. Ma a proposito di buona forma, puoi farle un gran favore rivolgendoti proprio alla cioccolata. Basta che sia fondente. Il cioccolato, infatti, se contiene non meno del 70% di cacao, si rivela una fonte di benefici per l'organismo. Aiuta a ristabilire l'elasticità delle arterie, un toccasana per il cuore e la circolazione. Riduce poi i livelli di colesterolo cattivo, aiuta a tenere la mente in buona forma, riduce il rischio di ictus e questo è ancora solo l'inizio. C'è persino uno studio secondo il quale il cioccolato fondente aiuta a prevenire il diabete. È incredibile quanti benefici abbiamo già scoperto prima ancora di andare a toccare quello più famoso, ovvero quanto la cioccolata ci faccia bene all'umore. Tutte ottime ragioni per non sentirti più in colpa e mangiare in santa pace quella deliziosa barretta di cioccolato fondente. Quale di questi alimenti è il tuo preferito? Dicci tutto nella sezione commenti, qui sotto. Non dimenticare di darci un like e di condividere questo video con tutti i tuoi amici. Iscriviti al nostro canale, siamo il lato positivo della vita.